Fini condizionato dai Tulliani, Il Tempo pubblica tutte le carte processuali del caso Monte Carlo Slot Machines, la latitanza di Tulliani pagata con i soldi di Corallo e con la vendita della casa che fu della contessa Colleoni, mentre la Boccetta racconta i 14 giorni di vacanza con Fini Tulliani ai Caraibi organizzata dal re del gioco d'azzardo. La latitanza dorata di Giancarlo Tulliani a Dubai è spesata dal re delle slot Francesco Corallo e dai soldi ricavati con la vendita della casa di Monte Carlo. Prima che a dicembre scorso scattasse l'operazione Rouge et Noir e che scoprisse di essere indagato dalla Procura di Roma. Per riciclaggio transnazionale, il cognato di Gianfranco Fini ha spostato negli Emirati Arabi 665.000 euro. Il conto corrente acceso presso la Emirates NBD Bank di Dubai registrava, infatti, alla data del 18 agosto 2016, un saldo positivo pari a 633.583 euro. Sono soldi sfuggiti alle ordinanze di sequestro del Tribunale di Roma, perché Tulliani li aveva movimentati lì 4 mesi prima dell'arresto dell'imprenditore del gioco d'azzardo. Ha provato a rifare la stessa operazione, con altri 500.000 euro, il 15 dicembre 2016, ossia 2 giorni dopo che il GIP Simonetta d'Alessandro aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al peculato e al riciclaggio nei confronti di Corallo, del suo braccio destro Rudolf Baetzen e dei 3 procuratori per l'Italia dell'Atlantis World Gioco Legale Ltd, poi B+ e ora Global Starne, tra cui l'ex parlamentare del PDL Amedeo La Boccetta. In quel caso il giochetto non è riuscito, perché la Guardia di Finanza ha prontamente bloccato la transazione. Tulliani, però, lo stesso giorno è volato negli Emirati e da lì non è più tornato, nonostante penda su di lui una richiesta di arresto in carcere emessa dal Tribunale di Roma il 17 marzo. Zero redditi. Il denaro versato dalle società offshore di Corallo sui conti correnti monegaschi del cognato di Fini, è poi confluito in un conto francese acceso presso la Caisse d'Epargne di Beausoleil. Una parte di quelle somme sono qui state trasferite a novembre del 2015 in Italia, su un conto corrente MPS, e un'altra parte a Dubai il 23 giugno e il 14 luglio 2016, rispettivamente in una prima tranche da 30.000 euro e una seconda da 635.000 euro. Presumibilmente proprio con questo denaro, ora, Giancarlo sta vivendo da latitante nella terra degli sceicchi. La riprova è data dal fatto che, negli ultimi anni 20 anni, ha dichiarato al fisco redditi annuali per un massimo di 4.500 euro, che tra l'altro gli derivavano da rendite su fabbricati. Addirittura, fino al 2008. A parte una parentesi relativa al 2005, dichiarava redditi pari a zero. Inoltre, dall'analisi degli estratti conto della famiglia Tulliani effettuati dai finanzieri dello Scicco su disposizione del PM Barbara Sargenti, nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2016 e il 10 maggio 2017, al fine di verificare se taluno della famiglia, compreso Gianfranco Fini, avessero inviato denaro a Giancarlo Tulliani, non sono emerse somme trasferite verso i conti correnti del cognato dell'ex presidente della Camera. Resta l'ipotesi che a Dubai abbia trovato un lavoro, ipotesi improbabile se si considera che dai conti che aveva intestati a Monaco non emergevano attività lavorative svolte in quel paese estero. La raccomandazione.
quel conto, accesso presso la compagnie monegasque De Banque a febbraio 2009 ed estinto ad agosto 2013, veniva infatti alimentato essenzialmente, si legge nell'informativa della Finanza, con denaro contante e con fondi provenienti dal conto dei genitori Sergio Tulliani e Francesca Frau. Nella scheda di registrazione del cliente presso la banca si legge che Tulliani è stato presentato da M. Bianchi, ambasciatore del Principato di Monaco in Italia, e che operava nel settore immobiliare. Come ulteriore credenziale, veniva riportata anche la sua relazione di parentela con Gianfranco Fini, all'epoca presidente della Camera. Di fronte alle richieste di spiegazione che l'istituto di credito monegasco rivolge al consulente bancario di Tulliani, in merito ai fondi provenienti dalla società Yaiden Holding Ltd e dalla International Financial Planning Service Ltd, riconducibili a Corallo, il consulente rispondeva che quei soldi provenivano dall'attività immobiliare svolta da Giancarlo. A Monte Carlo col jet. L'ADDA di Roma ha richiesto con una rogatoria internazionale assistenza giudiziaria alle autorità del Principato, proprio per ricostruire i flussi finanziari di Tulliani e per acquisire l'atto di compravendita con cui la Timara Ltd, riconducibile a Giancarlo e alla sorella Elisabetta, avevano comprato da Alleanza Nazionale l'appartamento di Boulevard Princesse Charlotte, lasciato in eredità al partito dalla contessa Colleoni. Spedita da Corallo a Vafenza OIP. Ebbene, dai documenti acquisiti finora dalla trasferta del PM Sargenti a Monaco, è emerso che, ciò che Amedeo La Boccetta ha raccontato agli inquirenti su Fini e la famiglia Tulliani, è vero. L'ex parlamentare del PDL, infatti, nell'interrogatorio del 2 marzo scorso, aveva riferito di aver incontrato nel 2008 Giancarlo a pranzo nel ristorante da Fortunato al Pantheon, Tulliani, anche a nome di sua sorella Elisabetta e di Gianfranco Fini, informò Corallo e me che doveva aiutarli a comprare una casa a Monte Carlo. La Boccetta aveva poi precisato che nella primavera del 2008 si era recato nel Principato, insieme a Giancarlo Tulliani e a Corallo, con un jet privato e soggiornando nell'hotel Hermitage, il tutto a spese del re delle slot. E, in effetti, durante la perquisizione nella residenza di La Monica sono stati trovati documenti sul noleggio da parte dell'Atlantis World gioco legale di un jet privato, che ha effettuato un volo Roma-Nizza il 7 maggio 2008 e un altro Nizza-Roma il giorno dopo. La conferma è arrivata anche dall'Ermitage, Tulliani, La Boccetta e Corallo hanno soggiornato presso la struttura alberghiera proprio in quelle date e anche in questo caso a pagare è stato l'imprenditore catanese.